Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei Condotti EPS e nella fattispecie le porcate della federazione. Prima di cominciare, se vi sono piaciuti i miei video precedenti, non esitate a iscrivervi al canale così che quando pubblicherò nuovi video voi sarete informati. Inoltre, non dimenticate di visitare il nostro sito internet www.borderlanditalia.com. Oggi parleremo di un argomento affine a quello di qualche episodio fa, violazione di accordi interstellari, perché alla fine si parla di violazione di accordi interstellari, però questa volta l'iniziativa è stata presa da una sola persona. Quindi questo episodio si chiama Iniziativa Personale. Quindi saliamo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a scoprire cosa è successo. Vicino al confine cardassiano e stanno attendendo delle astronavi cardassiane. Infatti, quando queste arrivano, sparano contro e Picard cerca di contattarli, ma non rispondono. Parte una piccola scaramuccia e questi finalmente rispondono. E Picard si trova davanti a Gulma Center. E Picard dice: ma perché ci stai attaccando? C'è un trattato. Quello dice: guarda, il tizio della federazione che ha distrutto il nostro avamposto scientifico qualche giorno fa se ne stava fregando del trattato. Quindi adesso, siamo in guerra. Picard dice: guarda, io di questa situazione non so niente, mi dai un'ora per parlarne con i miei superiori? E Gulma sente, dice: ok, ti concedo un'ora. Picard infatti va a parlare con i suoi superiori, nella fattispecie parla con l'ammiraglio Hayden, che gli conferma tutto. La Phoenix, un'astronave di classe Nebula, al comando del capitano Benjamin Maxwell, che a dire di Picard è uno dei migliori capitani della flotta stellare, ha varcato il confine e ha intrapreso questa operazione militare senza l'approvazione di nessuno e non risponde più ai messaggi della flotta stellare. Quindi gli ordina a Picard di andarla a cercare. Picard dice: ma i cardassiani mi faranno passare. L'ammiraglio dice: per dimostrare la nostra buona fede, sull'Enterprise verrà una delegazione di cardassiani, quindi potete procedere. La missione è di riportare indietro la Phoenix e il capitano Ben Maxwell. Tre cardassiani salgono a bordo, incluso Gulma Set con altri due suoi ufficiali. L'Enterprise parte alla ricerca della Phoenix in pieno territorio cardassiano. Per il momento non si sa il motivo per cui Ben Maxwell ha fatto questa operazione. Infatti Picard chiede a Data se qualcuno a bordo dell'Enterprise abbia prestato servizio con Ben Maxwell. Data ci riflette un secondo e dice: sì, O'Brien ha prestato servizio al bordo della Rutledge con Ben Maxwell. C'è un meeting tra i cardassiani, Picard e O'Brien. Si scopre che O'Brien, quando era a bordo della Rutledge, partecipò al famosissimo attacco di Setlik 3, che tra l'altro è una cosa di cui si sente parlare anche in Deep Space Nine, attacco in cui la famiglia di Ben Maxwell perse la vita. I cardassiani iniziano a pensare che questa è una vendetta personale. E anche Picard si era convinto che questa era una vendetta personale, quindi un motivo maggiore per andarla a cercare. Mentre c'è questa riunione, arriva un messaggio di Worf e dice: abbiamo trovato la Phoenix. Quindi il meeting finisce e O'Brien se ne va. E nel turboascensore si ritrova con gli altri due ufficiali cardassiani. Fanno un po' di conversazione spicciola, nella fattispecie. Uno di questi due cardassiani chiede a O'Brien alcuni dettagli sul sistema di teletrasporto. O'Brien dice: guarda, io per poterne parlare ho bisogno dell'autorizzazione di LaForge. E poi gli fa il cardassiano a O'Brien: noi stiamo andando nel bar di Prora, ti va di unirci a noi? E O'Brien risponde in questa maniera: se il mio comandante mi permette di discutere con voi sul teletrasporto, lo farò. Se il capitano Picard mi ordina di dirvi tutto quello che so su Ben Maxwell, lo farò. Ma con chi decido di passare il mio tempo libero è solo affar mio. Un po' inacidito. Ci troviamo in plancia adesso. Dai sensori si vede che la Phoenix sta inseguendo una nave di rifornimento cardassiana. Gulma Set dice a Picard se poteva dargli alcune informazioni sulla Phoenix, perché vedendo l'Enterprise è un po' più lontana, alcune astronavi cardassiane sono più vicine e quindi potrebbero intercettarla. Picard inizialmente era riluttante. Picard chiede conferma se la Phoenix
ha risposto alle loro chiamate, non hanno risposto a niente. Basta, alla fine Picard cede alle richieste di Gomma 7, dà le informazioni sulla Phoenix e infatti un incrociatore da battaglia cardassiano lo va a intercettare. Ma la Phoenix, che non si trattava di classe Nebula, riesce a distruggere sia l'incrociatore cardassiano che l'astronave di rifornimento. Cioè ha fatto una mattanza. Quindi arrancano a intercettare la Phoenix a curvatura 9. Alla fine riescono a intercettare la Phoenix. Ben Maxwell sale a bordo dell'Enterprise, si incontra con O'Brien. Ben Maxwell esordisce dicendo che O'Brien era stato il miglior ufficiale tattico che avesse mai avuto. Maxwell toglie subito gli indugi, dice a Riker di voler andare a parlare con Picard, va nella sala tattica di Picard. Ben Maxwell dice a Picard: secondo te io sono pazzo? Picard dice: beh, ci avevo pensato. Ben spiega che in realtà non è una vendetta personale, ma i cardassiani si stanno rifornendo. Il trattato è solamente una tregua di facciata, cosicché i cardassiani si possono riorganizzare. E queste astronave di rifornimento sono astronave di rifornimento militare, queste stazioni scientifiche, che tra l'altro, guarda caso, sono molto vicine al confine con la Federazione, non sono in realtà stazioni scientifiche, ma sono stazioni militari. Picard dice: dove sono le prove? E Ben dice: l'ho sentito dire. Picard vuole delle prove di questa cosa. Basta. Picard si è scocciato di Ben, che non gli dà delle prove tangibili. Picard gli dice: guarda, io sono qua per riportarti indietro, quindi ti concedo il diritto di tornartene sulla tua nave e continuare a comandarla, ma ti ordino di seguirmi e andare verso la base stellare 211. Stanno ritornando, però molto vicino al confine con la Federazione, se non che la Phoenix cambia rotta e si dirige verso un'altra astronave di rifornimento cardassiana, perché la Phoenix aveva accelerato nel frattempo. Quando escono dalla curvatura, Ben Maxwell chiama l'Enterprise e dice a Picard di andare ad abbordare quella nave. Picard dice: guarda, io non abborderò nessuna nave, tu hai violato il mio ordine e praticamente va, cioè dobbiamo andare, dobbiamo uscire dallo spazio cardassiano. Ben Maxwell dice: no, tu la devi abbordare. Nel frattempo Data aveva provato ad analizzare l'astronave di rifornimento cardassiana per capire se aveva attivato gli armamenti, però Data non è riuscita ad analizzarla perché quell'astronave era stranamente schermata. Chissà se Ben Maxwell aveva ragione. Basta, Picard carica le armi ed ha il dito sul grilletto per sparare alla Phoenix, se non che O'Brien dice a Picard: guarda, ci parlo io. E O'Brien dice di conoscere un modo di teletrasportarsi dentro la Phoenix, perché utilizza un sistema che ha una finestra di qualche millisecondo, bla bla bla. Quindi lui si vuole inficcare in questo millisecondo col teletrasporto. O'Brien lo fa, si teletrasporta, parla con Ben Maxwell e iniziano a parlare dei vecchi tempi. A un certo punto parlano di un collega di O'Brien, Stompy, che significa nel dialetto sudafricano inglese mozzicone di sigaretta. Parlano di questo Stompy perché era solito seguire sempre O'Brien come un'ombra, e lo ricordano anche perché morì durante l'attacco di Sentinel 3. Alla fine di questa discussione Ben Maxwell dice a O'Brien che non vincerà questa guerra. Ritornano in territorio federale, ma prima di ritornare in territorio federale Picard ha un ultimo meeting con Gomma 7, in cui gli dice che in fondo Ben Maxwell forse tutti i torti non aveva. Non c'è motivo di avere tutte queste stazioni scientifiche vicino al confine con la Federazione. Non c'è motivo che le navi di rifornimento abbiano queste schermature particolari. In Gomma 7 dice: se tu eri sicuro, perché non hai portato quell'astronave? Picard capisce che quello era lo scopo dei cardassiani. Picard fa: se io avessi portato quell'astronave, adesso noi non staremmo parlando amichevolmente. E io sono qua per preservare il trattato. Però, Picard aggiunge, manda questo messaggio ai tuoi superiori: vi terremo d'occhio. In questa porcata della Federazione abbiamo visto che un capitano della flotta stellare prende la sua astronave, sconfina per distruggere le astronavi. Qualunque fosse stato il motivo, ha sbagliato, perché il suo dovere era quello di informare i suoi superiori, che poi i superiori avrebbero agito di conseguenza. Infatti questa cosa che dice Picard, ma lui dice: sì, mandavo rapporti, poi devono passare 6 mesi, bla bla bla. Chiediamo la sua opinione. Cosa ne pensi tu? Interessante. Vabbè, se lo dici tu. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di visitare il nostro sito internet www.borderlineitalia.com e ci vediamo col prossimo episodio per capire di quale altra porcata parleremo. Ciao!